Quindi io volevo, no, ma in verità volevo ringraziare il Presidente Renzi per questo grande onore che ha fatto al Messico, che ha fatto alla comunità italiana in Messico, con questo viaggio veramente straordinario. Nella sua brevità è arrivato questa mattina e parte questa sera, ma soprattutto per il numero di cose che siamo riusciti a fare in questa giornata e per aver deciso di incontrare la comunità italiana, avere questo incontro e avere una, così, uno scambio anche con i rappresentanti, persone che conoscono il Messico molto bene, un paese che credo posso dire che sta crescendo moltissimo nell'attenzione in Italia a tutti i livelli, e credo che la sua visita, e la ringrazio ancora una volta, ne sia la dimostrazione più chiara. Se vuol dire due parole agli italiani, le saremo tutti molto grati. Grazie. Grazie a lei, ambasciatore, anzi vi prego di ringraziare anche a nome mio con un applauso all'ambasciatore, perché l'abbiamo un po'... I colleghi che lavorano con lui, li abbiamo un po' disintegrati, noi non l'abbiamo fatto in modo molto formale, abbiamo deciso all'ultimo tuffo, però era da tanto tempo che volevamo fare un passaggio in questo straordinario paese e l'occasione si è palesata adesso. Sapete che nei prossimi mesi, credo il luglio, che giorno? 4, dal 4 al 6 luglio sarà qui il Presidente della Repubblica, quindi sarà un momento importantissimo, restituirà la visita che il Presidente Peña Nieto ci ha fatto nel giugno del 2015. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana lì ancora, il Ministro della Cultura, che voi dite sì, vabbè, siamo contenti, però il Ministro della Cultura viene per inaugurare il volo all'Italia diretto Città del Messico-Roma, finalmente. La data è il 16 giugno, oggi nel colloquio, perché era previsto inizialmente soltanto nei mesi giugno-ottobre, invece oggi abbiamo insistito e ci hanno dato la conferma ufficiale, quindi resterà per sempre, anzi poi dovremo valorizzare di più questo e invitare all'Italia anche a intensificare, all'inizio saranno 3 voli settimanali. Martedì, giovedì e domenica? Ho detto bene? Martedì, giovedì e domenica. Sì, sì. Perfetto, quindi se poi mi fanno fuori ho un futuro all'Italia come annunciatore. Io sono molto felice di essere qui, sono molto felice perché credo che ci sia una straordinaria possibilità di cooperazione tra questo popolo meraviglioso che immagino voi amiate anche per esservi o trasferiti o comunque per essere parte integrante di questa comunità, e il nostro popolo. L'Italia dopo tanti anni sta tornando, io credo che ciascuno possa avere l'opinione che crede sulla politica, è giusto avere, viva Dio, in democrazia le valutazioni più variegate, ma tutte le cose di cui per anni si è soltanto parlato finalmente sono realtà. La riforma delle istituzioni pubbliche a partire dal Senato, pensate che noi abbiamo, vorrei dire avevamo, se il referendum di ottobre lo confermerà, più parlamentari di tutti gli altri, 945 parlamentari, 630 deputati e 315 senatori. Abbiamo iniziato con il cancellare il Senato per come lo conosciamo adesso, ci andranno soltanto 100 tra sindaci e consiglieri regionali, quindi saranno delle persone che non avranno un'indennità e che rappresenteranno i territori, questo permetterà di avere più stabilità. Sapete quanti sono stati i governi italiani in 70 anni? 63. Noi ridiamo, però ridono anche gli altri, solo che ridono di noi, e io quando ridono di noi mi arrabbio un po', e quindi è giusto che noi diamo più stabilità, più solidità ai nostri governi, quindi la parte delle riforme, la semplificazione istituzionale, le modifiche della pubblica amministrazione, e mio Dio, tutti noi sappiamo quanto ve ne sia bisogno. Abbiamo finalmente messo in campo un'operazione di semplificazione del mercato del lavoro. Non ce lo dicono più che siamo il sistema più farraginoso d'Europa. Abbiamo recuperato un ruolo, credo, a livello di politica internazionale, a cominciare dalla Libia. Sapete quanto è stato drammatico l'errore del 2011 quando altri paesi, l'ho detto all'università qualche istante fa, non posso dire nome, Francia e Inghilterra, hanno deciso di forzare la mano a quello che è accaduto dopo. Insomma, può piacere o meno, l'Italia si sta rimettendo in gioco, si sta togliendo un po' di polvere di dosso, sta investendo sul proprio futuro. È meraviglioso avere un passato ricco di gioie, ricco di orgoglio, ma questo passato non serve se noi non lo portiamo, prendendolo per mano, nel nostro domani.
molto simile a quello che sta facendo il Messico. Cultura straordinaria, civiltà che ha segnato la storia non soltanto dell'America Latina o del Nord America, ma un paese che ha una straordinaria forza legata al passato e che ha voglia di futuro. Con il presidente Peña Nieto abbiamo condiviso alcuni passaggi anche a livello personale, durante i G20, durante gli incontri internazionali, durante l'Expo. Non so se qualcuno di voi ha visitato l'Expo, il padiglione del Messico era molto bello, con i cucchiai, era uno dei più divertenti, devo ammettere, oltre che naturalmente uno dei paesi che più di altri è simile a noi come voglia di vivere, come entusiasmo, come determinazione. Se non mi correggete, penso che l'espressione allegria in spagnolo sia un'espressione molto più piena dell'espressione italiana, proprio un modo di vivere, un concetto. Bene, in questo lavoro fatto insieme al presidente Peña Nieto siamo oggi a un punto di svolta molto rilevante. Le riforme elettriche che ha fatto il presidente Peña Nieto hanno portato alle gare, e queste gare hanno visto vincere due aziende italiane, le prime due aziende italiane, l'Eni nell'oil and gas, l'Enel nelle energie rinnovabili. Questo anche per dire quanto è insopportabile questa cantilena tiritera che tutte le volte porta a dire che l'Italia è il paese che non ce la fa. L'Italia è un paese dove ci sono straordinarie eccellenze, poi ci sono anche un sacco di problemi da risolvere uno per uno, ma è un paese pieno di risorse, pieno di opportunità, pieno di occasioni. E quello che sta avvenendo in queste ore è esattamente importante in questa direzione. La vittoria di Eni e di Enel nei due tender è significativo. Pirelli ha annunciato quest'oggi, formalizzato, l'investimento da 200 milioni di dollari per allargare e ampliare lo stabilimento di León. Lo ha comunicato ufficialmente il dottor Dalpino oggi al presidente Peña Nieto. Ci sono altri progetti per il futuro, sappiamo di tante aziende che hanno realtà forti e importanti qua in Messico, ma devo dire che accanto al grande lavoro delle aziende, in realtà a Ferrero, a tutte le altre, alla presenza importante di Sace che prova ad assicurare il credito ed è molto importante a maggior ragione dopo che molte banche italiane, tutte le banche italiane, ahimè, hanno deciso negli ultimi 20 anni di modificare le proprie linee di indirizzo, hanno sostanzialmente lasciato questo mercato che pure sarebbe così interessante. Bene, a fronte di tutto questo io trovo e credo che però non sia la parte economica la parte più importante. Voi direte, come? Ci hai parlato un quarto d'ora di tutte le aziende, un quarto d'elenco, ci hai addormentato, siamo qui che vogliamo brindare, ci hai fatto tutto l'elenco, non è la parte economica la parte più importante. Perché la parte economica è sicuramente cruciale, sicuramente significativa, ha un grande valore, un grande effetto, ma è fondamentale ribadire la centralità degli aspetti culturali che ci vedono insieme. Dove non intendo soltanto le mostre o le opere d'arte, intendo un approccio, uno stile di vita. E mi sono permesso di dirlo agli studenti dell'università che ho incontrato qualche istante fa, è un approccio che deve caratterizzare innanzitutto il rifiuto della paura. Se pensate alla campagna che viene fatta negli Stati Uniti in questo momento, almeno in un lato delle primarie americane, il Messico viene visto come rappresentato con un atteggiamento demagogico e profondamente ingiusto e sbagliato. È la logica della paura del diverso, della paura dell'altro, della paura di chi non è come te o comunque non è vicino a te. Qualcosa del genere accade anche in Italia, in Europa, in questa fase. La paura degli altri, la paura che vorrebbe farci chiudere a chiave dopo gli attentati terroristici, la paura che vorrebbe farci impedire di vivere la quotidianità, che vorrebbe farci vivere assediati dalle camionette e non gustare più la bellezza straordinaria delle nostre caratteristiche più belle, del DNA, dell'incontro, del confronto. Questa paura è ciò che deve essere sconfitto. Ecco perché noi abbiamo provato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, a dare alcune linee guida all'Unione Europea. Non è la cosa più semplice del mondo dialogare con l'Unione Europea. Chi di voi è romano? So de goccio, questa è l'espressione che classica romana. Però qualcosa sta cambiando. Qualcosa sta cambiando, è molto importante questo. Oggi, nel pomeriggio europeo, il Comitato degli Ambasciatori a livello dell'Unione Europea ha finalmente,
approvato il progetto che noi abbiamo fatto sul Migration Compact, il patto sulla migrazione. Sta passando il nostro concetto che per ogni euro investito in sicurezza bisogna investire un euro in cultura. È una cosa fondamentale, perché per combattere il terrorismo è giusto affrontare le crisi siriane, yemenite, libiche, ma poi bisogna anche dire che questi terroristi sono nati e cresciuti a Bruxelles, a Parigi, in Inghilterra. Allora devi avere un investimento educativo, culturale, devi essere capace di affrontare le questioni là dove c'è lo scontento, nel disagio delle periferie, nella devastante solitudine del cittadino globale. Bene, in tutto questo grande scenario l'Italia sta facendo la sua parte, ci stiamo provando, abbiamo mille limiti, però siamo donne e uomini che sono convinte che questo paese meriti di più di quello che troppo spesso una ricostruzione facile e semplicistica dei media dà. Allora, voi che siete fuori, lontano dall'Italia, dateci una mano. Cioè, come dateci una mano? Te dovresti dare una mano a noi? No, dateci una mano, perché voi avete un senso dell'orgoglio e dell'appartenenza che è straordinario. Fateci caso. Questo è un tempo in cui vale molto l'apparenza, il sembrare. Io credo molto nell'appartenenza, anche di chi magari vive a migliaia di chilometri di distanza, ma che sente la passione, il piacere, l'orgoglio forte di appartenere a una straordinaria storia che ha voglia di farsi futuro. Ecco perché io vi chiedo una mano. Noi siamo arrivati alla guida del paese in una situazione di grandissima difficoltà, in una situazione di rottura, di frattura, una situazione dove abbiamo dovuto fare alcune scelte anche molto, molto, molto difficili. Abbiamo avuto per mesi centinaia di migliaia di persone in piazza. Però credo che a un certo punto finalmente stia arrivando il messaggio che l'Italia può tornare a giocare un ruolo nel mondo. Questo sarà più facile se gli italiani che vivono all'estero ci aiutano. E nel senso della loro appartenenza trovano la possibilità non soltanto di essere orgogliosamente collaboratori e partner delle istituzioni messicane, ma anche orgogliosamente parte di questa grande sfida, che è la sfida di restituire un futuro all'Italia. L'Italia è bellissima per il suo passato, però a me il passato non basta. Io sono geloso del futuro, non sono soltanto innamorato del passato. E questo credo che valga per il Messico, che è un paese che deve essere geloso del suo futuro, non soltanto innamorato del passato. Per tutti questi motivi, e adesso la faccio breve davvero, perché altrimenti vedo nelle quarte e quinte file già gente che si sta addormentando, no. Mentre dico all'ambasciatore che non si deve sentire in colpa per il tempo, perché, come dire, capisco che ci fosse tutto previsto perfettamente, compreso il giardino, ma credo che così siamo stati più vicini, siamo stati più aggrappati ciascuno all'altro. Credo che molte delle cose che dovremo fare nei prossimi mesi dovranno essere molto concrete. Vi ho detto di Eni Enel e delle aziende, vi ho detto dell'investimento culturale e educativo che vogliamo fare in Italia come all'estero. Avremo la guida del G7 nel 2017, quindi l'Italia guida, dovremo cercare di impostare una nuova agenda di politica nazionale, ma anche e soprattutto di politica internazionale. Avremo nel marzo del 2017 i 60 anni del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, per l'appunto firmato a Roma, i trattati istitutivi delle comunità europee, e avremo, se tutto va bene, non facciamo gesti scaramantici, la possibilità di sedere nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Io stasera vado a New York anche per questo, incontriamo una trentina di stati più piccoli, le isole Marshall, le isole del Pacifico, piccole, perché giustamente valgono esattamente come il ruolo della Cina o della Russia. Tra l'altro gli americani ci stanno dando una grandissima mano, anche gli americani, ma i messicani ci stanno dando una grandissima mano con gli stati caraibici. Bene, abbiamo molte cose da fare. Io vi chiedo di avere quello che avete sempre dimostrato di avere: energia, grinta, determinazione. Noi vi garantiamo che in Italia ce la stiamo mettendo tutta. Io sono fiorentino, c'è una delle pagine più belle di Dante Alighieri, dice che bisogna combattere a viso aperto. Vi auguro di cuore di essere capaci di mantenere il vostro entusiasmo, la vostra passione, di continuare a sentirvi parte di una comunità con l'ambasciatore e i suoi collaboratori e anche con le varie istituzioni che ci sono. E naturalmente, se deciderete prima o poi di tornare in Italia, io spero che troverete una realtà ancora più cambiata, più in forma, più evoluta,
Se deciderete di restare qui, noi faremo di tutto comunque per farvi sentire sempre e comunque parte della grande scommessa italiana, perché essere italiani è un dono. Cerchiamo di non sciuparlo. Grazie, in bocca al lupo a tutti.